Gianluca Fusilli, ex deputato del Partito Democratico, è il quarto candidato sindaco alle elezioni comunali di Pescara del prossimo mese di giugno. Fusilli, sostenuto dalla lista Stati Uniti d'Europa, si aggiunge ai tre candidati già ufficializzati nelle scorse settimane, che lo ricordiamo sono il sindaco uscente Carlo Masci del centrodestra, Carlo Costantini del centrosinistra più Movimento 5 Stelle e il civico Domenico Pettinari. È una lista di scopo, Stati Uniti d'Europa, per costruire un'Europa migliore. Noi pensiamo che possa essere utile a contribuire anche a una Pescara migliore. Pescara, ha aggiunto ancora Fusilli, ha bisogno di un'alternativa, anche perché quella che abbiamo davanti è una legislatura di 3 anni che ci porta alla nascita della nuova Pescara. Una durata più breve, ha ragione, ma anche un'importanza più significativa, perché questa sarà una legislatura costituente. I cittadini di Pescara ci hanno imposto quasi di pensare ad una città nuova. Nei prossimi 36 mesi dovremmo mettere in fila le priorità, e questo credo non si stia facendo con serietà. Pescara è una città a metà, aggiunto ancora, è arrivato il momento di completare le infrastrutture, porto, stazione ferroviaria, aeroporto ma anche università. Pescara deve diventare una città più europea perché deve pensare in grande, e quindi intanto progetto di fusione, intanto le infrastrutture. Sono 20 anni che Pescara è una città a metà, è a metà il porto canale, è a metà l'università, è a metà l'autostrada, è a metà l'asse attrezzato, è a metà l'aeroporto. È arrivato il tempo di completare queste infrastrutture, perché una città più grande deve dare servizi migliori. In merito alle ragioni che lo hanno portato a scendere in campo con la lista Stati Uniti d'Europa, Fusilli ha aggiunto infine: avremmo voluto costruire insieme agli altri l'alternativa, il Movimento 5 Stelle ha messo un veto esplicito alla nostra partecipazione, e allora decidiamo di contribuire mettendo a disposizione dei cittadini il nostro contributo di idee. Fusilli, avete un obiettivo minimo che vi ponete? Abbiamo l'obiettivo di convincere, non tanto di vincere, di convincere con le nostre proposte e le nostre idee. Decideranno i cittadini pescaresi qual è il nostro ruolo e quale sarà il nostro ruolo nella prossima amministrazione.